spegne 10 candeline Enel Green Power, la controllata di Enel che concentra il suo business sulle energie rinnovabili. In questo decennio ha raggiunto importanti risultati, diventando il primo operatore mondiale in un settore che oramai sarà l'unica strada da percorrere per garantire un futuro pulito a tutto il pianeta. Oggi Enel Green Power ha circa 7.000 dipendenti e grazie al sole, al vento e all'acqua produce in un anno energia per 100 terawattora, cioè il doppio di quanto consuma in un anno il Portogallo. La produzione cresce di 3.000 megawatt all'anno e oggi Enel Green Power ha oltre 1.200 impianti in esercizio in 30 diversi paesi. In occasione dell'evento Enel Green Power 10 anni di rinnovabili in Italia e nel mondo, l'amministratore delegato della società, Antonio Cammisecra, ha parlato del passato, dell'importanza del know-how acquisito e di quanto servirà a fare in futuro sul fronte delle rinnovabili, soprattutto in Italia. Abbiamo portato il nostro modo di fare in giro per il mondo, siamo diventati il primo operatore in 10 anni nelle rinnovabili, con orgoglio italiani, riportiamo indietro in Italia un patrimonio di competenze aumentato perché si è integrato con esperienze fatte nei 5 continenti e soprattutto complementate con altre intelligenze che sono disponibili in tutto il mondo. Con questo patrimonio arricchito siamo pronti a fare la nostra parte nel rilancio delle rinnovabili italiane. L'Italia è ricca di risorse rinnovabili e il futuro italiano elettrico sarà un futuro rinnovabile. Ad aprire i lavori dell'evento è stato l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, che non ha nascosto la soddisfazione per i risultati ottenuti in questi 10 anni. 10 anni fa non avremmo mai pensato di fare questo tipo di evento con questi numeri, con questo clima e con questo tipo di riconoscimento. Avevamo un'ambizione del fatto che le rinnovabili diventassero un business competitivo, non incentivato, globale, è assolutamente all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia. Che questo potesse avvenire in 10 anni non avevamo idea. È avvenuto e siamo contenti di averlo anticipato.